Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo con la telecamera in mano, stile vlog, perché mentre stavo programmando il mio video normale domenicale, quello classico, stavo uscendo un video sulla sfida Twister VS FR1 con i nuovi telai. Mi è arrivato un messaggio, un unboxing fatto da voi, un messaggio veramente carino, veramente particolare. Ho detto, a questo punto stop tutto, prendo la telecamera, riprendo, registro, monto il video e ve lo metto, perché ha fatto un video veramente carino. Io mi sono emozionato nel vederlo, mi sono fatto due risate, quindi lo volevo condividere con voi. Ovviamente ho chiesto il permesso, anche lui mi ha detto che lo potevo condividere, quindi veramente è top. Se volete mandarmi altri video del genere, mandatemeli pure, mi fa un sacco piacere. Io li ricarico sul canale senza problemi, perché è veramente divertente e fa più quest'anno un po' più di gruppo, ci sentiamo più vicini almeno. Ok ragazzi, mi raccomando, poi ci vediamo a fine video, perché devo dire due informazioni importanti. Ciao Giacomo, Alessia. Oggi facciamo il primo unboxing. Allora, sono arrivati ieri e sono ben 10 ore che non vedevo l'ora di vedere e di mettere ai piedi questi nuovi pattini. Allora, sappiamo tutti cosa sono. Sono le nuove Rollerblade. Adesso vediamo cosa c'è nella scatola. Vediamo questo nuovo pattino. Eccolo qua, ragazzi. I nuovi Twister Age. Sono una cosa spettacolare. Vediamo, questo pattino è stupendo, una linea fantastica per me. Sono, penso, 5 mesi che ci facevo la punta, mi sarebbero piaciuti i bianchi, ma ormai erano finiti, esauriti. Ho provato in tutti i siti a vedere se li trovavo, ma non li ho trovati, quindi sono passato a questi, che sono la nuova collezione della Rollerblade. Sono fantastici ragazzi, una cosa spettacolare. Ringrazio Giacomo e Alessia, perché se li ho comprati anche grazie a loro. Una linea stupenda. Oggi pomeriggio li mettiamo ai piedi e andiamo a farci un bel giro, ragazzi. Vediamo, questo pattino è spettacolare. Ok, ruote, assetto, linea, una cosa fantastica. Grazie a tutti dell'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ok ragazzi, avete visto che spettacolo, ha fatto un video veramente particolare, era veramente carino, io non l'ho neanche modificato, è quello che avete visto il video, è quello che mi arriva su WhatsApp, l'ho ricaricato, l'ho soltanto detto alle mie clip, video ovviamente, quindi vi faccio veramente i complimenti, hai fatto un video fighissimo, particolare, io mi sono divertito a vederlo. E quindi se volete mandare altri video, so che è una cosa difficile perché siamo tutti timidi, però ecco, se volete partecipare alla crescita del canale, volete essere anche voi parte del canale, che a me fa un sacco di piacere, mandatemi video, io li ricarico, li ricondivido, perché è veramente una cosa figa e divertente. Ma andiamo un po' a dirvi anche le novità 2021 di Escape on Skate. Allora, la prima cosa importante è che noi abbiamo già aperto dal 2019, forse 2020, non mi ricordo, un canale Telegram. E proprio aprendo il canale Telegram, in cui mettevo le offerte di Amazon su Uscinetti, mi sono accorto di un mio grande difetto: il tempo. Cercando di rispondere a tutti i commenti su YouTube, ho poco tempo per cercare offerte e linkarle. Ovviamente con i link affiliati a Amazon c'è il guadagno, eccetera, 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 si sa. Ormai sapete tutti anche come funziona il web, molto meglio di me forse voi. E quindi abbiamo deciso, parlando con un caro amico, di aprire un canale, o meglio, di aprire un gruppo Telegram di pattinatori, di pattinaggio a nome Escape on Skate, in cui riusciamo a unirci, a parlare. Andiamo comunque ad avere uno scambio di idee, oppure se uno fa una domanda in quel gruppo io non posso rispondere momentaneamente, perché più crescerete più sarà difficile, più riesco a rispondere a tutti i commenti, anche se ci provo. Lì comunque c'è la possibilità di avere un dibattito, di avere altre persone che spero partecipino, che comunque capiscono di pattinaggio. C'è un sacco di persone anche molto più competenti di me, che spero entrare in quel gruppo e potranno dare consigli, aiutare o anche creare eventi. Mi viene in mente, uno vuol pattinare da Bologna a Milano e a Roma e in Sicilia,
magari in quel gruppo è un punto di riferimento per riuscire a trovare altri pattinatori delle vicinanze che possano pattinare, possano fare gruppi e possano girare. L'altro vantaggio di avere un gruppo unico, perché in Italia ci sono 1000 roller club, 1000 gruppi che fanno riferimento anche la voce e la forza. Faccio un esempio, c'è un problema per esempio in una pista in Sicilia, ok, come ho visto su Instagram secondo delle storie, e lì di per sé un gruppo di pattinatori è rimasto per 4 giorni senza una pista perché c'era un torneo di quelli con le tipo tennis, sono ignorante negli altri sport, non so cos'è, però per dire, quello è stato un problema veramente fastidioso. Mi immagino io insegnante, voi insegnare nella pista al coperto e ci trovo un campetto per giocare, mi dà fastidio. Poi è normale, bisogna aiutarsi con più sport, è giusto, per l'amor di Dio, capisco, però ecco, in quel caso lì la voce di 20 persone non viene sentita, magari la voce di 1000, 2000, 3000 persone che manda un messaggio o scrive per una causa, potrebbe avere una voce di impatto maggiore. Questo è un mio sogno, so che non si può realizzare attualmente, ma chissà, magari un domani potrebbe essere realizzato. Comunque ecco, la mia idea era di fare un gruppo bello forte che poteva avere una bella voce a livello proprio anche di regolamentazione. Per esempio, ragazzi, pattinare è illegale, non si può pattinare per strada, ma vi sembra normale? Se uno crea tutto un gruppo che fa presente, che chiede perché al governo, perché non posso patentare, un conto se andiamo in 10, in 20, in 30 a lamentarsi, un conto se andiamo in 1000, in 2000, in 3000, in 30.000, in 40.000 e così via, no? Quindi penso che più siamo su una causa giusta per il nostro sport e più riusciamo a ottenere cose anche dallo Stato, sarebbe una cosa molto figa. Ok, l'altra comunicazione che volevo fare e poi smetto, giuro, per oggi vi ho anche rotto troppo l'anima, è che abbiamo aperto il canale Twitch. Questo è venuto fuori nell'ultima diretta che ho fatto. Mi sto divertendo a fare dirette online su YouTube e mi avete consigliato Twitch come piattaforma. Allora, diciamo che l'ho un po' studiato, un po' visto. Ammetto che ero ignorantissimo su Twitch, pensavo si dovesse abbonarsi, dover pagare prima, invece non è assolutamente vero questo da qua. Ovviamente però Twitch parte in diretta, quindi non è proprio un come YouTube magari on demand, cioè io carico un video, uno lo può vedere anche molto più avanti, su Twitch è tutto in live. Quindi non so se riuscirò a tenere Twitch aperto, mi sono dato come idea 3 mesi di prova, uscirà una live il martedì in cui andremo a parlare di pattini, magari alle 9, vedrò un po' a che ora farla, ancora quello ve lo farò sapere, però ecco, ci sarà questa live su Twitch che però non andrà a sostituire le live su YouTube momentaneamente, cioè sarà proprio un sistema di live diverso. Io mi butterò giù dell'idea in cui andrò a parlare su Twitch di cose completamente diverse, sempre a tema di pattinaggio. Vi fo un piccolo spoiler, c'è il video qual è il miglior pattino per iniziare, ecco, magari su Twitch andremo a analizzare in live direttamente i migliori pattini per cominciare a pattinare, il perché è meglio un 4x90 rispetto a un 3x110, tutti ovviamente i miei suggerimenti, le mie esperienze, che però su Twitch, da quello che capito, possono essere un'interazione molto migliore rispetto a YouTube live, rispetto al nostro. Quindi voi potete farmi domande molto meglio, riesco a rispondere, dovrebbe essere molto più figa come cosa. Se poi Twitch parte bene, potremmo andare a spostarci le live direttamente solo su Twitch. Questo le guarderemo e proveremo. Non voglio abbandonare YouTube perché è il canale che mi piace di più. Comunque anche live su YouTube mi fanno parlare con gli utenti YouTube in maniera molto diretta, mi piace un sacco, e devo un po' capire come migliorare le live, ma questo ci arriverò più avanti. Ok ragazzi, io spero di aver fatto un video anche troppo lungo, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video più parlata, in cui magari linko i vostri video, anche se comunque li linkerò lo stesso, quindi di per sé. Però ecco, insomma, è per avere anche un vostro feedback. Io vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like al video, come sempre vi do un abbraccione, un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!